Io dico sempre che noi abbiamo il piacere di cantare queste straordinarie canzoni, perché è veramente una gioia poterle cantare, ma anche il dovere di farlo, perché solo continuando a cantare le canzoni di questi artisti che non ci sono più, noi riusciamo a mantenerli vivi, a tenerli in vita. Per cui per noi è un piacere e un dovere, ma fatelo anche voi, fatelo ascoltare i vostri figli, fate ascoltare Battiato, Daniele, Lucio Dalla, tutti quelli che ci hanno lasciato, che non ci sono più, perché hanno lasciato un patrimonio immenso, culturale e musicale a questo paese, per cui dobbiamo mantenerli vivi nella nostra memoria. Per esempio quest'anno Fabrizio De André avrebbe compiuto 82 anni e Dio sa se ci manca, e come ci manca la sua voce, e cosa, chissà, siamo tutti, sarei curiosa di sapere cosa pensa di questo momento così difficile che stiamo vivendo. Lo possiamo immaginare, ma non lo sapremo mai. Fabrizio era nato da una famiglia borghese, benestante, di Genova, ma quell'ambiente non gli è mai interessato, non era interessato alla borghesia. Fabrizio era interessato ai vicoli di Genova, era interessato al porto, era interessato e curioso di tutti quelli che non hanno voce, lo si evince dalle canzoni che ha scritto. Parlavano di prostitute, di drogati, di assassini, di indiani d'America, di soldati morti in guerra, cioè tutte, dava attenzione a tutte quelle persone senza voce, a quelle che i ben pensanti definiscono, si prodigano a giudicare. Ecco, ci ha insegnato a non giudicare mai gli altri, questo l'ho imparato da lui e dalle sue canzoni. È stato il primo, credo, a parlare anche di transessuali, non l'aveva mai fatto nessuno, e racconta una storia vera di un bambino, era bambino, si chiamava Fernando Farias di Albuquerque, era un paesino del Brasile sperduto. Fernandinho, lo chiamavano Fernandinho perché era il più piccolo e più magro, e veniva da una famiglia molto, molto, molto povera. E Fernando non era nato nel corpo che desiderava. E allora, quando è cresciuto, ha abbandonato il suo paesino. Immaginate quanto era difficile, quanto è difficile anche adesso, ma immaginate allora e poi in questi paesi sperduti. Scappò e andò poi a cercare fortuna a Rio de Janeiro, poi a Bahia, e intraprese il percorso perché potesse diventare finalmente quello che desiderava, diventare Fernanda, e così è stato. E a quei tempi purtroppo spesso per queste persone le porte si chiudevano e la strada era l'unico mezzo di sostentamento. E le sue colleghe, un po' invidiose, così quasi per scherno, perché era diventata talmente bella che era la più desiderata, e la chiamavano a princesa, che voleva dire la principessa. Io non so come a princesa sia finita da Don Gallo, questo non mi è dato sapere. Don Gallo era un altro molto amico di Fabrizio e anche lui ha sempre aperto le porte a chi non era desiderato. Fatto sta che Fabrizio l'ha conosciuta lì, e a lei ha dedicato questa canzone.